ogni giorno ci viene offerta una logica di vita, cosa scrivere e cosa non scrivere. Bene, non scrivete di voi, non scrivete quando non sapete cosa scrivere, non cercate di raccontare ad altri storie che in fondo non interessano neppure a voi, non scrivete di notte, oltre a dare fastidio a chi dorme, la notte è fatta per dormire, non scrivete sul lavoro, fareste male entrambe le cose, non scrivete senza aver letto, non scrivete verrebbe da dire e basta, ma questo non è possibile. Non scrivete quando siete tristi, non scrivete a pancia vuota, non scrivete quando siete ubriachi o stonati da qualche droga. Ricordate gli scrittori francesi di fine 800 e russi? Certo, li avete studiati a scuola, quando ancora i programmi e i libri erano liberi da riforme e riformulette stendi bambino. E gli italiani degli anni 30? Quel tizio che, per quale motivo, fu mandato in un paesino oltre Eboli dove nemmeno Cristo era mai andato? Oppure Metello, sulle impalcature, e ancora una valigiata di indifferenti, ancora 10, 100, 1000 autori che raccontavano quello che gli passava davanti agli occhi. E lo facevano con la magia della scrittura facendo una fatica nera. Facevano 1000 altri mestieri e scrivevano dietro alle bolle del vinaio e via così fino a farci male. Basta di questo continuo guardarsi indietro. Se proprio volete andare avanti, iniziate a scrivere della vostra vicina di casa, o del postino, o delle storie che potrebbero raccontarvi gli arredi di una camera d'albergo. Sì, proprio questo. Perché no? Raccontate quello che vi pare, ma vi preghiamo di smettere di girare intorno al vostro ombelico. Di quello che avete fatto ieri, frega solo a voi stessi. E basta piagnistei o sentimentalismi delusi. Un po' di sano ottimismo non guasterebbe. E poi ogni tanto, comunque abbastanza spesso, abbiate il coraggio di prendere tutto quello che avete scritto e di gettarlo via. Vi siete mai chiesti a cosa serve il cestino che Bill Gates ha messo sul desktop del vostro computer? Quando udii lo squillo del telefono ero in un delizioso dormiveglia. Dovevo aver dormito sì e no 5 ore, senza accennare alcun movimento. L'idea di dover raggiungere il telefono in soggiorno e sollevare la cornetta non mi sfiorava neppure. Le persiane della mia stanza da letto erano semi abbassate, la luce filtrandovi come una nube leggera e slargando pian piano i suoi raggi rischiarava una sola fila di mattonelle bianche, rilucenti ai bordi sui richiami floreali rosso tango. Girandomi verso il comodino riuscì a inquadrare l'ora sulla sveglia, le 7:03. Questione di attimi. Sprofondai di nuovo a dormire e più tardi, appena sveglia, segnava già le 8. Ecco, questa dovrebbe essere sua. Qualcuno l'ha consegnata a un mio collega e quel qualcuno sarà presumibilmente la persona che l'ha accompagnata fin qui. Mi spiegò con tono sbrigativo, dopo aver tratto dall'armadietto la mia vestaglia. Ero abbastanza teso, sapevo però che quel tipo di tensione nervosa mi favoriva la concentrazione. Inebetito e senza parole rimasi a contemplare la mia vestaglia granata. L'infermiere Bruno la teneva piegata sopra il braccio e piuttosto seccato, come se stesse reggendo un oggetto di sostenibile peso. Era un tipo decisamente sui generis il buon Tiberio, vivace e dotato di un grande talento. Proprio lui mi aveva presentato Elenne a Venezia, nel bel mezzo di un'edizione particolarmente eccitante di quel carnevale, febbraio 1963. Come potrei mai scordarmi di quella data? Io e Tiberio vestiti da clown, la nostra amicizia che all'epoca credevo fosse davvero il regalo più bello che avessi avuto dalla vita. Comparve la silhouette di una giovane infermiera, un'avvenente donna sui 30 anni, dalla carnagione ambrata e lineamenti accesi, il viso rotondo, vivo e sensuale, dagli occhi di zaffiro, in un'armonica proporzione di forme che dava il giusto risalto alla luce dei folti capelli castani portati sciolti, con due graziose treccine che, variando nell'acconciatura, parevano carezzare i lobi delle orecchie. Indossava un camice che sembrava quasi di un tessuto marezzato, tutto percorso in verticale da esili striature grigie. Wow.
Mi risvegliai con la lettera in bocca. Lampi di memoria illuminarono a stento il portoncino del bilocale. Qui la frenesia dei balzi per le infinite scale condominiali era passata dalle gambe alle mani, che non trovavano le chiavi. Frugai le tasche in modo così convulso che lo zerbino guizzò all'indietro, ribellandosi allo scalpiccio. Stesso percorso fecero i miei piedi, mentre la testa tracollava in avanti, proprio sul pomello. Buio. Serafino Mandolini è un personaggio che proviene da un mio precedente lavoro teatrale, anche se l'ho profondamente modificato. Direi che Serafino fra queste vespe ha un'ambientazione particolarmente azzeccata, anche se lui è un ladro di biciclette, no? Come viene fuori dalla storia che si narra nel romanzo. Apparentemente, quando noi lo vediamo nelle prime pagine, sembra un personaggio dotato di una passione solidissima e impossibile da scalfire, invece poi basta una minima forza centrifuga che lui va in altra direzione. L'ematoma in fronte, equidistante rispetto ai varchi della stempiatura, contribuiva a un'ottima composizione figurativa. Le sciacquai con acqua fredda prima del faccia a faccia chiarificatore. Serafino, ti vedo un po' incerto. Qualcosa non va? Parla liberamente. Non era quello che volevi? Non avrai forse paura? Il rapporto ossessivo con una donna che corteggia con fiori e lettere, anche se anche lì c'è quel fioraio che impone una censura sui suoi biglietti, e lui dice anche nel romanzo, dice ha il mazzo dalla parte del manico e quindi non posso replicare. È un personaggio che si muove in maniera, come dicevo, vertiginosa, e io devo seguirlo attraverso una tecnica che è anche in parte teatrale. Avevo soltanto immaginato le stanze di Camilla. Certo, mi ero spinto spesso sotto le sue finestre, in modo furtivo in orari inaccessibili se non ai metronotte. Avevo spiato e tracciato, con dati concreti di mura esterne, finestre e portone, una pianta possibile dell'antico palazzetto. Signor Serafino, l'ho mandata a chiamare per una particolare situazione qui a casa. No, la prego, non mi interrompa. In effetti avrei voluto interromperla, ma come vede, la casa è antica, necessita di una manutenzione non da poco. Io vivendoci da sola ho qualche difficoltà. No, no, la prego, non mi interrompa. Stavolta non avevo neppure accennato a parlare. E quindi ho pensato a lei. Aveva pensato a me. C'è la città di Arezzo, che è la mia città, quindi è anche la mia memoria di certi luoghi. Mi viene in mente il luogo dei bastioni con la ciaccia fritta, che non c'è più, però c'è ancora l'odore. Io sento ancora quell'odore terrificante che impregnava i vestiti, insomma, però è un luogo della memoria. Invecchiare, ma se ho programmato il suicidio nel giorno del 50° compleanno, e quindi non è un personaggio che ha futuro, perlomeno non se lo immagina, non sente di appartenere a una progettualità, insomma. Camilla poteva permettersi un salone pieno di divani e tappeti che circondavano un impianto stereo a dir poco favoloso. Le quattro pareti erano fitte scaffalature che giungevano a soffitto con dischi di vinile infilzati in ogni minimo spazio. Sapevo che disprezzava i CD e me lo disse durante un soggiorno sui monti. Se avesse affermato il contrario, mi avrebbe subito squalificato. Uno scaffale per la musica classica, uno per la lirica, uno per certe sonorità sperimentali contemporanee e uno per il tango argentino. Neppure una finestra. C'era, ma inchiodata. Credo per evitare la dispersione del suono. Il radiatore era imponente, ma in rovina. Mancava della valvola e poggiava a terra da un lato. Pensai al nuovo lavoro con entusiasmo, dovuto al fatto che ero ancora vivo. La mummiona e altre storie. In una casa rosa confetto, certamente abitata da persone gentili, vive una gatta.
la gatta Panino. Anzi, Panino Panino, pronta a raccontarvi tante favole. Per sapere cosa sta pasticciando in questo momento basta sbirciare attraverso le tendine, sempre rosa, e vedere che... Dunque, questo tasto va giù bene, ma l'altro un po' meno. Si è incastrato anche il carrello. È volato via ora. Chi pensa che, visto le piccole difficoltà iniziali, la nostra gatta abbia desistito dal suo progetto culturale, si sbaglia di grosso. Ho preso in prestito questa macchina da scrivere, perché una volta tanto sarò io a scrivere le mie favole. Inoltre quella per Fidona non c'è, perché l'ho mummiata. Mummiata? E che vuol dire? Vuol dire che l'ho legata come un salame. Cosa? Hai sequestrato la nostra autrice? Che santa tarantola ce la mandi buona! E dire che stavo sognando che mi sbafavo una barca di moscerini. Invece io, se unì Rocco, sognavo che mi spolpavo un bell'osso in santa pace. Ma dov'è la mummia? Chi favellò di mummificate ossa allo cospetto mio? Chiese lo scheletro scheo. Rituali magici dentro un sotterraneo? Chiese Rocco. Guarda che questo non è un sotterraneo, ma una piramide. E noi ci siamo dentro, gli rispose il topo. Per i 7000 peli della barba di mia nonna, esclamò Astolfo uscendo frettolosamente dal barile. Lo sanno tutti che le piramidi sono delle trappole senza via d'uscita. E adesso come facciamo? Quel che successe dopo ebbe quasi dell'incredibile. Quando la mummia ebbe fissato intensamente con i suoi occhi di brace la Panino, le si prostrò ai piedi e, incrociando le braccia, iniziò a parlare con voce talmente cavernosa che più cavernosa di così non si poteva. Perdonami, o mio potente dio Gatton. Quell'essere scaturito dall'oltretomba guardò con intensità i nostri amici rannicchiati ai suoi piedi e ammutoliti dalla paura per tutto ciò che era successo. Poi, facendo un passo all'indietro, dondolando paurosamente, cominciò a scendere, giù. Dopo che si fu seduta alla meno peggio, per via delle bende strettamente avvolte al corpo, con la stessa voce cavernosa di prima iniziò a dire: a te, gatta di nome Ciambella, io avere scambiato per il gattone del divino dio Gatton. Ecco. Il libro da non leggere di questa puntata di Book Generation è Il romanzo del mille di Claudio Fracassi. Claudio Fracassi è un giornalista molto noto negli anni 70 e negli anni 80 e che ha ricostruito praticamente l'intera vicenda della spedizione dei mille, dalla partenza da Quarto, da Genova, fino all'arrivo praticamente a Palermo, alla presa di Palermo. Ebbene, Fracassi ha utilizzato i diari, ha utilizzato le biografie, ha utilizzato i libri dei racconti dei partecipanti alla spedizione. Ne è venuto fuori un romanzo che in realtà è un saggio, una composizione di saggi, assolutamente da non leggere per chi crede ancora nel grande mito risorgimentale. Questa puntata di Book Generation è terminata. Buttate il telecomando e andate a leggere un buon libro.